Era annunciata l'esplosione di successo riscosso da Cesare Cremonini nella sua esibizione che ha infiammato, solo metaforicamente si intende, lo Stadio Euganeo di Padova, inaugurando di fatto la stagione dei grandi concerti nella città del Santo. Un pubblico anagraficamente trasversale ha seguito con entusiasmo le 2 ore e mezza di esibizione dell'artista bolognese lanciato dai Luna Pop, quelli di 50 Special e Qualcosa di Grande, ma impostosi decisamente anche come solista, sempre accompagnato dal fedele bassista Nicola Balestri, in arte Ballo. Cremonini, 42 anni, cimentatosi brillantemente anche come attore, è un apprezzato cantautore della scena musicale italiana, i cui testi e musiche mai banali hanno contribuito a rendere figura di spicco in termini di interesse trasversale, come detto, anche per chi magari ha 10-20 anni in più dell'artista felsineo, concittadino di Dalla, a cui ha dedicato Stella di Mare, confermando il grande amore non solo per un bolognese come lui, ma per un autentico padre della musica italiana tra fine Novecento e avvio del nuovo millennio. La ragazza del futuro di Cremonini, titolo del suo successo targato 2022, per una sera è stata proprio Padova, come lo stesso cantante ha gridato alle decine di migliaia di fan entusiasti. Personaggio poliedrico, si diceva protagonista della cronaca, celebre la sua storia d'amore con Malika Ayane. Oggi Cesare, che ha anche proposto un duetto virtuale con Jovanotti di una generazione più anziano, si può definire espressione di una musica leggera con cuore e anima, qualcosa di più elevato di un semplice motivetto di intrattenimento estivo, nel segno di una analisi dei nostri problematici tempi affrontata con spirito acuto e critico, senza mai esasperare i toni, ma lasciando nell'ascoltatore la sensazione di aver sentito qualcosa di più di un ritornello azzeccato.